Fidelio arriva in Italia con grande ritardo e alla Scala con grande ritardo. La spiegazione più semplice che si può portare per questo ritardo che ci sorprende e ci sconcerta anche alquanto è il fatto che si tratta di un'opera in tedesco ma di un'opera con parlati, quindi difficilmente riproducibile in italiano in una cultura operistica che ancora non educava i cantanti alla recitazione. Penso che questa sia una delle ragioni principali di questo ritardo. Aggiungerei anche un fatto, probabilmente una certa blanda renitenza della nostra cultura musicale, specialmente della nostra cultura operistica, ad accettare Beethoven come operista accanto agli italiani o accanto, tanto per fare il nome di un tedesco, ma di un tedesco che scriveva opere in italiano, Wolfgang Amadeus Mozart. La storia raccontata da Fidelio è quella della Leonore di Jean-Nicolas Bouy ed è una storia che è stata messa in musica molte volte, fra l'altro anche da compositori italiani prima di Beethoven. Senza questo titolo, senza questo soggetto specifico, ha molti precedenti. Basta pensare, siamo qui alla Scala e ce la ricordiamo da non molti anni, quando la ripropose Riccardo Muti, la Lodoisca di Luigi Cherubini. Si tratta di una pièce à sauvetage, di un dramma a salvamento, di una storia di quelle che andavano molto di moda nella Rivoluzione francese. Certamente Beethoven non riprende questo argomento per sfruttare una moda, ma soprattutto gli preme di descrivere una storia esemplare di virtù e di coraggio, di virtù e di coraggio di una donna nei confronti dell'uomo che va a salvare e più in generale usare questa vicenda come metafora di valori più alti, confermando di essere tutto sommato, oltre che un uomo che vive già nel pieno dell'età romantica, anche un dei figli più puri del Settecento illuminista. Fidelio è costato a Beethoven molti dolori, lo disse egli stesso, dolori dovuti fra l'altro al fatto che le prime due edizioni di quest'opera non ebbero successo e credo che per Beethoven questo smacco sia stato specialmente duro perché in qualche maniera si sarà sentito respinto da un mondo teatrale nel quale era entrato relativamente tardi e diciamo senza troppi precedenti. Gli è costato anche molto lavoro perché non solo c'è qualche modifica fra la prima e la seconda versione, ma ce ne sono moltissime prima di arrivare a quella stesura definitiva del 1814, della quale stiamo adesso celebrando con grande gioia il bicentenario. E una specie di diario di questi rifacimenti è la successione delle ben quattro ouverture sinfoniche di quest'opera, che sono nell'ordine di composizione la Leonore numero 2 che accompagnò la prima versione, la Leonore numero 3 che accompagnò la seconda, poi quella numerata erroneamente come Leonore numero 1 che fu preparata per una ripresa a Praga del 1807 che non ci fu e forse anche questo ha portato dispiacere a Beethoven, finalmente quella definitiva, l'ouverture che tutti conosciamo come Fidelio che ci sta tenendo compagnia e che è quella che fu scritta per la versione definitiva dell'opera e che dall'opera non si è separata più. Tra le altre cose, Fidelio è anche la storia di un salvataggio sinfonico che arriva in extremis al momento in cui il nostro eroe Florestan sta per perire per mano del crudelissimo tiranno Pizzarro. A salvarlo, sì, è naturalmente Leonora che si frappone fra lui e colui che vorrebbe ucciderlo, ma è soprattutto la musica. È la musica, lo squillo di tromba fuori scena e poi il gonfiarsi in orchestra di una serie di fenomeni musicali che modificano il mondo, lo fanno saltare in aria. Beethoven non poteva raccontare il suo teatro esclusivamente attraverso la vocalità e neanche attraverso una vocalità chiamata a fronteggiare con molto impegno un sinfonismo estremamente maturo, turgido e importante, come avviene per esempio in quasi tutti i grandi capolavori della maturità di Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven pensa da strumentalista perfino quando fa teatro. Non poteva l'orchestra non essere la protagonista principale, possiamo dire forse il Deus ex machina, che viene a risolvere questa vicenda nel suo punto più difficile. Thank you.